rottamazione delle cartelle. Guardi, sicuramente è un'ottima iniziativa per chi ha dei debiti piuttosto forti. Purtroppo non ci siamo rientrati perché non eravamo a conoscenza, quindi ci auguriamo che ce ne siano ancora. Ultimi giorni per mettersi in regola con il fisco nella cosiddetta rottamazione quater, che consente al contribuente di pagare i debiti contratti con uno sconto di sanzioni e di interessi. Sì, se uno può pagare le cifre in modo anticipato risparmia anche tanti soldi. Però insomma, come principio non mi trovo d'accordo. L'ennesimo condono, perché dal 2017 se ne sono susseguiti 4. Questa rottamazione quater è stata disastrosa, peggiore si dice della terza, della Ter, e lo Stato, che prevedeva di incassare 12 o 13 miliardi circa di euro, ne ha incassati forse 5 o 6. Mi sento un pochettino un cretino, perché io pago sempre tutte le imposte, il fatto che poi dopo c'è gente che evadono in qualche modo, in modo legale, le tasse che non hanno pagato, insomma. Lei si è trovato con cartelle da pagare? Sì, qualche anni fa, sì. Come ha fatto? Niente, c'era pure allora alcune agevolazioni. Faticoso? Molto. Il discorso è che non mi sembra giusto che poi chi non ha pagato le tasse vecchie si possa trovare in una situazione dove è come se le ha pagate, andando poi a penalizzare chi invece le ha pagate. E quindi in questi anni si è diffuso il messaggio per cui pagare le tasse aborigine per l'importo totale dovuto non è mai conveniente, perché ci sarà in futuro sempre una rottamazione, uno sconto, un condono, ma soprattutto è stato mandato ai contribuenti questo messaggio di fragilità e di debolezza da parte dello Stato, che non è in grado di riscuotere in modo efficace.